Ora creiamo la pagina con la vista che metteremo in segreteria con la voce di menu tutta la modulistica. Aggiungiamo la pagina cliccando su Aggiungi. La pagina eredita tutte le impostazioni da predefinite. In Pagina, impostazioni di base, clicco su Nome pagina. E sostituisco con modulistica. Clicco su Aggiorna. Come titolo lascio tutta la modulistica, stile lascio tabella, usa impaginatore, clicco su No. Sostituisco con paginatore completo. Clicco su Aggiorna visualizzazione predefinita. Voci per pagina lascio 10, ma se vuoi cliccando su 10 puoi cambiare e mettere un numero superiore. In impostazioni di pagina, percorso, clicco su Nessuno. E in modulistica, il percorso del menu o urla di questa pagina, digito modulistica. Clicco su Aggiorna. Campi e criteri di ordinamento li lascio esattamente come sono, mentre clicco su Filtri. E in modulistica Configura filtri, clicco su Sovrascrivi, poi su Aggiorna. Ora a destra di filtri appare il segno più. Clicco su Aggiungi. E in Gruppi scelgo Contenuto. In Contenuto metto il segno di spunta accanto a Contenuto, Area modulistica, Valori consentiti. Clicco su Aggiungi. In Modulistica, Configura filtro, Contenuto, Area modulistica, Valori consentiti, clicco su Visualizza all'utente. Tolgo i segni di spunta in Opzionale e Porta singolo. Ed ora purtroppo in etichetta devo fare un intervento manuale perché così, come proposta da Drupal, dà errore di accessibilità. Quindi evidenzio, cancello e digito segno di minore, label, spazio, for, uguale, doppio apice, edit, trattino, field, trattino, aree, trattino, modulistica, trattino, value, trattino, many, trattino, to, trattino, one. Chiudo gli apici, chiudo con segno di maggiore, digito, scegli, area. Apro il segno di minore, slash, label. Chiudo con segno di maggiore. Aggiorno. Salvo. Ora, cliccando su View modulistica,
posso prendere visione di quanto realizzato. Ora, sempre in modifica la vista modulistica, aggiungiamo un'altra pagina per creare la vista modulistica docenti. Clicchiamo su Aggiungi. In Impostazione di base, clicco su Nome pagina e digito Modulistica docenti. Aggiorna. Intitolo tutta la modulistica digito modulistica docenti clicco su sovrascrivi e poi su Aggiorna. Ora in impostazione pagina clicco su percorso Nessuno e aggiungo e nel campo aggiungo modulistica underscore docenti. Clicco su Aggiorna. Ora clicco su Filtri, poi su Sovrascrivi, quindi su Aggiorna. Accanto a Filtri e appasso il tasto Aggiungi. Clicco su Nodo tipo e lo elimino. Sempre in Filtri clicco su Aggiungi e in Modulistica docenti Aggiungi filtro. Scelgo tassonomia, metto il segno di spunta su tassonomia termine e clicco su aggiungi. In modulistica docenti configurare le impostazioni extra per filtro tassonomia termine, metto il segno di spunta in modulistica. Poi un tipo di selezione in menu a discesa. Clicco e metto il segno di spunta su Mostra la gerarchia nel menu a discesa. Clicco su Aggiorna. In operatore lascio E1D. In Selezionare termini dal vocabolario modulistica evidenzio docenti. Clicco su Aggiorna, poi su Salva. In View Modulistica Docenti posso prendere visione della vista Modulistica Docenti. Qui ci saranno solo i moduli filtrati per docenti. Ora, aggiungendo una nuova pagina, puoi creare la vista modulistica famiglie e modulistica ATA, così come hai fatto per la modulistica docenti.